E come ogni venerdì mattina abbiamo il nostro Walter Nocito. Buongiorno Walter. Buongiorno Martino, buon weekend che inizia stasera. La Lombardia e in parte anche il Veneto sono state, queste due regioni sono state un po' l'unità di misura della crisi in Italia. Ora si parla soprattutto di aprire di nuovo tutto. Lo abbiamo sentito ieri dalle dichiarazioni anche di questi due governatori, non sappiamo come, però già questa dichiarazione, insomma, fa impallidire. Non trovi? Ma fa impallidire, non direi perché già ci siamo impalliditi da un mese e mezzo. Abbiamo sostanzialmente capito che la Lombardia ha guidato le scelte, il processo e anche, diciamo, le liti dentro il Parlamento e dentro il governo Conte. Non perché sia leghista, ma perché la Lombardia è una regione al mondo molto toccata da questo virus ed è in Italia la regione più ricca. L'insieme di questi due moventi, vettori, cioè la ricchezza e i morti, anziani e non anziani, ha fatto della Lombardia, in applicazione dei decreti legge, ripetiamolo, quelli del 23 febbraio e quelli di marzo, il traino dell'Italia. Forse Conte non ha saputo interloquire bene con il presidente Fontana, ma di questo ne parleremo in futuro. D'altra parte, la magistratura già ci ha messo il suo. Io credo Indubbiamente. che la discussione sulla fase 2, perché di questo stiamo parlando dal lunedì scorso, da Pasquetta, la fase 2 rispetto alla fase 1 e soprattutto quanto dura la fase 1. Girano almeno 15-16 calendari ipotetici sui social in cui ognuno si sta dilettando a fissare le date di apertura di negozi, negozietti, ristoranti, lidi, insomma, ne abbiamo visti vari. Secondo il claim prevalente, tutto da fase 2 finirà il 20 e il 25 marzo 2021, cioè fra quasi un anno, con la riapertura delle frontiere al traffico delle persone, quindi liberalizzazione del movimento internazionale, non delle imprese ma delle persone, non dei servizi e dei capitali ma delle persone. Allora, io detto questo, mi sentirei di dire una cosa che sta poco girando sui mass media italiani, ma deve girare. La fase 2 si può fare bene se e solo se l'Italia avrà una buona app telematica, un'applicazione, una cosa fatta da Vodafone e quelli come Vodafone abbiamo già delle ipotesi. Al momento pare che l'applicazione si chiami Immuni, il governo non ha formalizzato la selezione, ma la fase 2 può funzionare se, secondo il modello coreano, funziona bene e molti la scaricheranno e la utilizzeranno, l'app di tracciamento. Il tracciamento si chiama, l'hai già detto, il tracing app, cioè il tracciamento digitale delle persone. Abbiamo già deciso l'app? No, ancora non abbiamo Arcuri, non abbiamo Colao, che sono l'equivalente di due ministri praticamente, sono le famose task force di cui abbiamo già discusso, che non hanno proceduto a formalizzare. Abbiamo già saputo che sono pervenute al Ministero dell'Innovazione Tecnologica e dell'Economia 300 proposte, la Sì. Commissione dei 74 pare l'abbia selezionata e sul tavolo di Arcuri e di Colao, che deve sperimentare l'impatto sulla fase 2 dell'utilizzo massiccio dell'app, questa proposta che si chiama Immuni ed è frutto della collaborazione di Banking Spoon, non famosa, Vodafone, famosissima, l'ex azienda diretta da Colau, e Yacala, che sono operatori di Sì. comunicazione e tecnologie avanzate digitali che si occupano di tracciamento, che dovrebbero garantire la funzionalità piena di Immuni. Io mi aggiornerei a settimana prossima per vedere se Sì. l'abbiamo capita come funziona Immuni, perché l'unica Sì. cosa che sappiamo è che funziona sul Bluetooth, è anonima ed è un tracciamento del cellulare senza associazione del nome della persona, Sì. quindi anonima. Speriamo, voglio dire, che tale rimanga, no? Poi
perché la privacy sarebbe sapere le persone dove vanno, e invece con questa app tu sai solamente il potenziale contatto che tu hai con chiunque quando apri il Bluetooth. E quindi se il Bluetooth si avvicina a uno che potenzialmente è stato già tracciato come positivo al controllo, sostanzialmente ti avverte e quindi automaticamente tu sai che sei entrato in contatto con costui. Sembra un po' fantascientifica, io voglio capire bene come funziona. Tendenzialmente mi fido della commissione Colao, l'abbiamo già detto. Per dovere di cronaca dobbiamo anche dire che comunque Fontana ha fatto un passo indietro, no? Per quanto riguarda la sua proposta shock di riaprire tutto il 4 di maggio. Però, Ma era tattica, certo, insomma, non era però stata. voglio dire, vabbè, ha fatto marcia indietro perché comunque ha ricevuto molti, molti no. Però dobbiamo anche guardare in faccia la realtà. Diciamo che il nord si può permettere più ripartenze rispetto invece al sud che può puntare soltanto sul turismo. Pensiamo alla Calabria soprattutto e sappiamo che questo settore è in crisi e ancora se ne parla poco. Sì, questo lo possiamo dire. L'effetto Bonomi, che sarebbe il nuovo dirigente degli industriali, Confindustria, è di una linea politica molto più avanzata e nordista che non il precedente Confindustria presidente. Io credo che la Lombardia e la Padania, quella che una volta Bossi chiamava così la pianura padana, spingerà perché a fine aprile quasi tutto venga aperto, perché maggio vuole essere per loro un mese produttivo, non di turismo e servizi, ma soprattutto di manifattura e logistica. Non avrei dubbi che il calendario al nord sarà accelerato. Il Ecco. calendario delle riaperture al sud non sarà accelerato come il nord. Le regioni non vogliono la stessa cosa, le regioni del sud rispetto alle regioni del nord. Ecco qui la funzione dello Stato e del governo nazionale, che deve standardizzare un po' le aperture per aree geografiche, non per regioni, ma nord da un lato, centro-sud dall'altro, sud non toccato dall'altro ancora. Non ci dimentichiamo che la Calabria, come la Sicilia, non è toccata in numeri significativi. La Calabria ha 1.000 contagiati. Ecco. Io credo che la Calabria, giustamente, da fine aprile in poi, deve lavorare sulla ricettività, sui servizi, sul turismo, sull'agricoltura fondamentale, manodopera e logistica agricola, perché rischiamo di far saltare del tutto la stagione agricola e la stagione turistica. Solo che dovresti chiedere a chi è del settore su questi No, aspetti qua. certo. Io credo che la giunta regionale, che pure è debole, che pure è silente, qualcosa la debba fare nella prossima settimana su questi campi. Abbiamo sentito qualche parola di Orso Marzo, qualche parola di Gianluca Gallo, i due assessori, ma la giunta ancora scherza. L'unica cosa che abbiamo sentito ieri che abbia fatto è nominare il suo uomo di fiducia, l'avvocato Criscuolo, al porto di Gioia Tauro. Ma è poco. Sulla salute non abbiamo uno sprazzo di ospedale Covid scritto su carta, operativo, e non abbiamo le famose assunzioni di personali e non abbiamo le postazioni pronte di terapia intensiva, numericamente alte. Quasi stiamo sperando in San Francesco di Paola, ma Sì, io credo che ormai ci il siamo. ritorno del focolaio debba essere programmato, debba essere, diciamo, preveduto. Dopodiché ci sono anche dei passaggi civili e politici da parte della sinistra in Calabria. Non so se hai già dato la notizia. Sì, la lettera, come no? Abbiamo parlato anche di questo e soprattutto ne continueremo a parlare anche domani. La Calabria, in poche parole, deve richiamare a sé le forze migliori. Sì, diciamo che la forza del PD in questa fase non si sta esercitando in Calabria. I 5 Stelle sono sostanzialmente silenti sulla Sì. Calabria e nella Calabria, solo il deputato che si occupa di salute parla, deputato di Corigliano. Viceversa, un gruppo di persone, tra i quali ci sono anche io,
oltre 225 persone, ieri mattina e avantieri ha fatto girare sulla stampa questa lettera aperta ai calabresi in cui si è chiesto un impegno serio, concreto e trasparente alla Giunta Santelli e ai deputati e ai senatori calabresi. Non certo. È da poco la vicenda, perché se la fase 1 è stata in mano ai virologi e al Ministro della Salute, loro hanno deciso il DPCM e il DM, Conte, Speranza e Walter Ricciardi più quei 15 virologi che tutti ormai conosciamo, l'Istituto Superiore della Sanità, l'OMS e il delegato italiano dell'MS, quella fase 1 sta andando verso il compimento, la fase 2 deve essere in mano agli organi politici, le giunte regionali l'abbiamo visto, ma soprattutto i deputati e i senatori, che ora devono anche convertire in legge i decreti di fine di aprile, fine marzo, inizio aprile, hanno 60 giorni per la conversione, fondamentalmente per quello del 24 di marzo, il decreto legge di rinnovo dei poteri emergenziali. Io credo che la fase 2 debba essere seria e la lettera aperta firmata da Ida Domignani, Nicola Fiorita, Massimo Covello, Pignataro e da decine di altri soggetti punti a questo impegno di serietà per le istituzioni regionali, il presidente Santelli e i deputati calabresi, i quali da oggi in poi devono lavorare per la leale collaborazione fra la regione e il governo con obiettivi concreti, il primo dei quali si chiama assunzioni sanitarie e ospedale Covid, eventualmente ospedale da campo. Anche perché noi finora abbiamo... Sappiamo che l'esercito appronta la misura per la Calabria perché ha già aperto i suoi ospedali da campo nella Lombardia. Se interrogato, l'esercito può aprire l'ospedale da campo su terreno demaniale, ci sono già delle ipotesi, nella provincia di Catanzaro, cioè sull'asse centrale della regione. Perché noi al momento un ospedale vero con centinaia di posti di rianimazione non ce l'abbiamo. No, ma soprattutto noi in questo periodo abbiamo soltanto visto ordinanze e diciamo scelte. Sì, basta. Modello San Lucido. Esatto. Modello San Lucido, frutto di famiglie, poi San Lucido non è un fenomeno di massa, sono quattro nuclei familiari, due ceppi che hanno due palazzi e fra di loro si sono contagiati. Quindi io direi che la Santelli eccede nelle misure poliziesche, non sta lavorando nelle misure sanitarie. Questo quindi la lettera calabrese gli chiede questo qui, con la partita RSA. Non so se la stai seguendo, ma le RSA sono tutte potenziali focolai di infezione. E purtroppo Torano Castello l'ha dimostrato, insomma. Io spero che non ci voglia la magistratura per capire chi deve lavorare nell'RSA e le regole di ingaggio dei parenti e degli infermieri nell'RSA. Al limite la regione potrebbe usare qualche albergo per trasferire queste persone con un personale di garanzia, oppure alleggerire l'RSA restituendo alcuni anziani alle famiglie, perché diciamocelo pure, qualche anziano che vuole essere protetto e non vuole avere contatti con focolai può tornare nelle case d'origine. Ovviamente sappiamo che l'RSA, la metà delle persone hanno l'Alzheimer, quindi è difficile trasportarle a casa.